Buongiorno, sono Cecilia Grioli, sono una dottoressa in psicologia clinica, non sono ancora psicologa, ma sono prossima all'esame di stato propedeutico per entrare nell'albo degli psicologi. La frequenza al master in ipnosi clinica d'orientamento ericksoniano mi ha permesso di conoscere le basi del pensiero di Erickson e le molteplici tecniche per poter applicare l'ipnosi per il benessere. La cosa che mi ha colpito di più, ma allo stesso tempo la più utile e interessante del pensiero di Erickson, è la fase preliminare che viene utilizzata nell'ipnosi classica, nell'ipnosi per il benessere, nell'ipnosi conversazionale, ovvero la fase in cui si va a ricercare l'obiettivo insieme al paziente. Questa fase credo che sia proprio l'anima dell'ipnosi, proprio perché se non viene ben approfondita, automaticamente l'ipnosi non avrà un'utilità al 100%. Ho sperimentato l'ipnosi classica, l'ipnosi conversazionale, ma anche esercizi di rilassamento a molteplici persone, ma ho ritenuto molto utile anche esercitare tali tecniche su di me, in particolare con l'autoipnosi. Ho condotto su di me un lavoro di autoipnosi conversazionale e quindi ho iniziato subito a chiedermi quale tipo di risorsa volevo affrontare e quindi lavorare. E ho pensato alla concentrazione, proprio a causa delle mie sessioni di studio, importanti per me in questo periodo. Ho quindi capito quanto la concentrazione e una maggiore attenzione possono aiutarmi durante, lo studio e quindi rendere efficace anche il tempo che ho a disposizione. Dopo aver visualizzato e ben, definito l'obiettivo, ho quindi pensato ad un luogo dove la concentrazione è molto molto elevata. Ho quindi riflettuto su una scena in particolare, ovvero nel palcoscenico dove abitualmente faccio teatro, dove lì la concentrazione è sempre molto alta, proprio a causa del fatto che devo ricordarmi le battute del mio copione e quindi l'attenzione è sempre a livelli estremi. Dunque sono passata alla fase 1, la fase della vividezza, in cui ho iniziato a visualizzare questa scena, nel palcoscenico. Ho iniziato a pormi delle domande rispetto ai cinque sensi, dunque quello che vedevo, quello che potevo sentire, quello che potevo sentire anche con l'olfatto oltre che con l'udito, e dunque iniziare a visualizzare la scena in maniera del tutto dettagliata. Una volta resa vivida la scena, sono passata alla fase 2. Nel momento in cui ho voluto aumentare e quindi modificare e ampliare la sensazione di concentrazione e di attenzione della scena. Ho voluto quindi ampliare la luce nel palcoscenico che puntava esattamente me. E questo aumento di luce ha permesso di aumentare anche quella sensazione di concentrazione e di attenzione. E infine, nella fase 3, la fase del check, ho portato quella massima concentrazione e quello status che stavo vivendo proprio in quella scena del palcoscenico teatrale nel mio tavolo e nella mia scrivania, dove abitualmente studio. La cosa interessante è che nella fase 1, quando ho iniziato a pensare alla scena in cui avevo una massima concentrazione, il mio inconscio ha fatto emergere un'ancora semplice. Ho visualizzato un'immagine di una freccia che scocca proprio all'interno di un bersaglio. Dunque mi sono portata quest'ancora fino alla scena 3 del check. E infatti, proprio durante la mia sessione di studio di recente, questa freccia è stata molto utile perché in un momento di distrazione, dove la mia mente stava pensando ad altro, ho proprio chiuso gli occhi e pensato a questa ancora, questa freccia che scoccava proprio al centro del bersaglio. E la mia attenzione si è ricatapultata proprio nei libri e quindi la concentrazione è ritornata al 100%. Proprio grazie a questi esercizi ho capito quanto l'ipnosi sia molto utile, proprio per sollecitare quelle risorse che abbiamo custodite nel nostro inconscio, che sono lì e che se sollecitate possono aiutarci nella vita di tutti i giorni, ma anche in questi momenti di difficoltà. Sono fermamente convinta che l'ipnosi sia uno strumento che ci permette di valorizzare tutte quelle risorse che noi abbiamo nel nostro inconscio custodite, ma che molto spesso non valorizziamo. E quindi l'ipnosi riesce a farci emergere tutte le nostre risorse positive.